È stata una giornata all'insegna della propaganda, dello scontro elettorale in vista del referendum sulle riforme costituzionali. Di prima mattina hanno manifestato gli attivisti e anche gli esponenti nazionali del Movimento 5 Stelle a Venezia. Sotto una pioggia battente, il Movimento 5 Stelle veneziano manifesta il suo no alle riforme costituzionali. A sfilare ci sono i parlamentari locali, una rappresentanza di consiglieri regionali e comunali e anche un breve saluto del vicepresidente pentastellato alla Camera dei Deputati, Luigi Di Maio. Quella che va al voto il 4 novembre è una riforma costituzionale che, sostengono i manifestanti, da un lato toglierebbe poteri ai cittadini, dall'altro lo aumenterebbe al vertice. L'articolo 117 c'è. La cosiddetta clausola di supremazia, che prevede che lo Stato possa avocare a sé competenze che sono della regione per motivi di interesse nazionale. Questo significa togliere il potere alle istituzioni più vicine ai cittadini e accentrarle nell'uomo unico, nell'uomo della provvidenza. Non solo gli enti locali uscirebbero ridimensionati dalla riforma, sostengono i 5 Stelle. La riforma avrebbe anche conseguenze sul peso politico dei cittadini. Le leggi di iniziativa popolare per essere presentate avranno bisogno di 150.000 firme e non più di solo 50.000 firme. I referendum propositivi da parte del popolo passano da 500.000 firme a 800.000 firme se si vorrà ridurre il quorum al momento della votazione. Anche la riforma del Senato, proseguono i pentastellati, invece di semplificare le cose le complica con un nuovo procedimento legislativo. Che non è più bicamerale, ma è un bicamerale incasinato, diciamo così, perché non è più previsto un solo procedimento, ma almeno tre procedimenti, qualche costituzionista ne vede addirittura 14. E questo potrà creare non più conflitti tra Stato e Regione, ma tra Camera e Senato. Insomma, una riforma alla quale i 5 Stelle dicono no, ma non si tratta di un no a prioristico, precisano, o di un no a qualsiasi cambiamento, e anzi sbaglia chi li definisce il partito del no. Noi siamo l'unico gruppo parlamentare che in aula vota nel merito delle questioni, siamo quelli che più hanno votato le questioni degli altri partiti, quindi questa è sicuramente la prova che noi non siamo il partito del no. Questa riforma è una vergogna, e noi questa riforma la vogliamo.